Dal 10 luglio al 3 settembre tornano gli incontri della Terrazza, che trasformeranno il centro di San Casciano dei Bagni in un salotto a cielo aperto, dove personaggi del mondo della cultura si racconteranno circondati dal suggestivo paesaggio della Valdichiana senese. Con Rock un Monte a Montespertoli, 3 giorni di musica e divertimento. Dall'8 al 10 luglio nel Borgo Toscano, la 10ª edizione della Kermesse, con concerti, street food, mercatini artigianali e mostre. Consegnata la targa del Consiglio regionale all'Aquila Montevarchi. La cerimonia a Palazzo del Pegaso al club calcistico che ha conquistato la salvezza e si appresta a disputare la 2ª stagione consecutiva in Serie C. Sarà Maria Sole Tognazzi, Premio Fonteverde 2022, ad inaugurare il programma di incontri nella nota panchina di San Casciano dei Bagni, che prenderà il via il 10 luglio con la 6ª edizione della Terrazza, la rassegna che invita le personalità e i volti celebri dell'attualità a confrontarsi sui temi del presente fino al 3 settembre, accoglierà nel Borgo Termale 11 appuntamenti dedicati ai temi più discussi del momento: salute, ambiente, mafie, impresa, ma anche cultura e spettacoli, oltre ai doverosi approfondimenti sulla guerra in atto. È un evento bello, un evento che rappresenta bene l'idea di Toscana, fatto in un luogo incantevole, uno dei più belli della nostra regione, con un programma culturale di altissimo, altissimo rilievo. È il segno della storia della Terrazza, è il segno di un impegno di anni e noi continuiamo a essere al loro fianco, perché dove si tiene insieme la bellezza dei nostri territori, l'arte, la storia, la cultura, c'è l'idea di Toscana che, partendo dalle sue radici, guarda con speranza e ottimismo al tempo che verrà. È vero, sono tempi difficili. Io ricordo quando lo scorso anno ci ritrovammo qui per la conferenza stampa, era il primo giorno in cui all'aperto si poteva stare senza mascherine. Tutto questo è stato possibile grazie ai vaccini. È vero, c'è un ritorno, un'impennata di contagi. Allora cerchiamo anche in questi giorni, dove è possibile, per quanto siano solo consigliate, di mantenere quelle regole che ci siamo dati, distanziamento, mascherina, per fare in modo che questi eventi, specialmente quelli all'aperto, possano tornare ancora più forti di prima e siano vissuti da più cittadini possibili. Torna la Terrazza a San Casciano dei Bagni, 6ª edizione, edizione 2022, è una estate nuovamente piena di appuntamenti, dove affronteremo temi importanti di rilievo nazionale con ospiti altrettanto importanti. La nostra piazza ormai, grazie all'associazione La Terrazza, è diventata un luogo di confronto dove tutti possono incontrare personaggi che generalmente si vedono dietro allo schermo di una TV e possono incontrarli e parlarci. Cerchiamo sempre di non mettere troppa distanza tra gli ospiti e le persone, proprio perché la nostra Terrazza, la nostra panchina, sia un luogo di crescita e di confronto. È un'estate di rinascita in qualche modo, tanto che la Terrazza quest'anno non è l'unico evento che ci accompagnerà, tornano anche tutti gli eventi della tradizione, quelli che negli ultimi 2 anni invece abbiamo dovuto per ovvi motivi ridurre, quindi tornano le sagre, tornano i pali e il cartellone degli eventi è ricco di appuntamenti e tornano gli stranieri a popolare le terme, a popolare i nostri borghi. Abbiamo visto in quest'ultimo periodo proprio molti americani in giro per San Casciano dei Bagni, che incuriositi particolarmente dallo scavo archeologico che ci sta un po' facendo crescere e sperare in una rinascita in qualche modo del nostro piccolo borgo. Insomma, come ormai saprete, è stato rinvenuto negli ultimi 2 anni un antico santuario termale romano. Abbiamo al momento la campagna di scavo aperta e abbiamo 30 ragazzi circa da tutto il mondo che staranno da noi per 4 mesi. Lo scavo è aperto, è visitabile, quindi questo sta creando grande, grande attenzione. Iniziamo domenica prossima, domenica 10, con Maria Sole Tognazzi, la regista pluripremiata che ha vinto 4 nastri d'argento, verrà premiata e insignita del
premio Fonteverde alla sua seconda edizione. C'è un legame particolare con San Casciano dei Bagni perché il film Viaggio Sola è stato girato in parte a Fonteverde e quindi a San Casciano, e ci sarà quindi questo riconoscimento. Sarà intervistata da Laura Dellicolli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani. A seguire poi avremo un momento dedicato ai libri, alla lettura, con tre titoli importanti. Un libro scritto da Mariangela Rossa dedicato alla figlia che è stata adottata in Ucraina, e un altro testo sarà quello di Gianluca Paolucci e Jacopo Iacoboni, giornalisti, un'inchiesta su, sulle acquisizioni degli oligarchi russi in Italia, quindi un tema di assoluta attualità. Avremo poi anche un incontro con la professoressa Ilaria Capua insieme a Maria Latella, quindi per approfondire il futuro che ci aspetterà dopo questa nuova ondata di Covid. Parleremo di mafia con Antonio Leotti, sceneggiatore, e Attilio Bolzoni, giornalista e scrittore che si è da sempre occupato di mafia, è stato uno degli uomini più vicini a Falcone e Borsellino. A 30 anni quindi dalla scomparsa ci sembrava anche giusto e doveroso fare un omaggio a questi grandi uomini del nostro paese. E poi ci sarà un momento molto divertente con Cristiano Malgioglio, il 5 di agosto, insieme al direttore dell'intrattenimento prime time di Rai, Stefano Coletta, e alla scrittrice Teresa Ciabatti, e poi molti altri appuntamenti. Quindi diciamo copriamo un po' tutta l'estate. Compie 10 anni Rock un Monte, il festival musicale estivo di Montespertoli che dall'8 al 10 luglio animerà con concerti, street food, mercatini artigianali e mostre per grandi e piccini il Borgo del Chianti. La decima edizione della Kermesse si svolgerà in Piazza del Popolo ed è organizzata dall'associazione Vitamina M insieme al comune di Montespertoli. I nostri borghi stanno vivendo anche tanto, devo dire che ho un'agenda piena di appuntamenti, però oggi questo per me è un appuntamento molto particolare, perché è un appuntamento voluto da tanti giovani e da loro sostenuto, e allora essere oggi qui è anche un modo per essere vicino alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che in questi mesi terribili di pandemia sono quelli che hanno sofferto più di tutti. Allora questo momento è un momento vero di ripartenza. Noi abbiamo lanciato un bando che ha ricevuto tantissima partecipazione da parte di quasi 200 comuni della Toscana, rivolto ai giovani, e tra questo anche eventi e iniziative di questo genere, iniziative che tendono a includere, che tendono a coinvolgere, che fanno sì musica ma poi fanno conoscere i prodotti enogastronomici del territorio. La Toscana è terra di bellezza, la terra toscana è terra di storia, di arte, di cultura, la Toscana è terra di eventi come questi, e Rock un Monte 2022 è qualcosa di davvero centrato rispetto al nostro lavoro, qualcosa di bello e importante. Io mi auguro che tante ragazze, a tutte le ragazze, a tutta la Toscana possano parteciparci. Rock un Monte è un'iniziativa molto partecipata che è nata dai ragazzi di Montespertoli, che si è strutturata, rafforzata e rientra in una bella attività che l'amministrazione comunale sta svolgendo da tanti anni, per cui accanto alla promozione di Montesperto come luogo di produzione di vino, di enogastronomia, quello per cui conosciamo tutti quanti Montesperto, uno dei comuni più grandi produttori di vino, c'è anche la promozione di tante altre attività e diversificando l'offerta anche per un pubblico di alta tipologia, come appunto questa manifestazione Rock un Monte, che anche dal nome si capisce nasce da energie giovani, che è una grande occasione per tutti per passare tre giorni molto divertenti e con buona musica molto esperto. Ci fanno diventare un paese un po' più giovane, un po' più rock, molto più movimentato, e quindi noi siamo impazienti di vedere da venerdì l'inizio del festival. Per noi ormai sono 10 anni che collaboriamo con Vitamina M, sostenendoli anche economicamente nella loro sfida, e quindi è bello accompagnarli in questo percorso. Noi abbiamo organizzato un'estate dove c'è sempre qualcosa in tutti i weekend, per tutti i gusti sostanzialmente. Abbiamo iniziato la Mostra del Chianti, ora continuiamo con Rock un Monte, poi finiamo con la Lirica e Amedeo Bassi, quindi tutti i fine settimana qualcosa c'è a Montespertoli.
molto esperto, soprattutto di musicale, per accontentare tutti. Dal punto di vista turistico si preannuncia un'estate che è migliore probabilmente anche del 2019 come numeri e presenze, soprattutto di stranieri che sono tornati. E il festival, devo dire, che accoglie anche tante persone da fuori regione, quindi porta anche un po' di turismo italiano e locale e quindi fa molto bene al tessuto economico di Montespertoli. Per quest'anno, che è appunto la 10ª edizione del festival, abbiamo pensato di una programmazione molto ricca. Durante il festival ci saranno street food, mercatini artigianali e una programmazione di artisti molto, molto ricca, da artisti locali emergenti del territorio fino a nomi che suonano a livello nazionale come Giancane, Bianco, Cecco e Cipo, Kruger e Comete. L'intento del festival è quello di creare 3 giorni dove coinvolgiamo il territorio, coinvolgiamo anche attività locali come il circolo fotografico di Montespertoli, il comitato genitori scuole appunto che hanno organizzato una mostra con i disegni dei bambini. Cerchiamo appunto di coinvolgere per tutto Montespertoli, sia con musica, divertimento, cibo e mercatini. Una targa del Consiglio regionale della Toscana per ricordare i 120 anni di storia sportiva dell'Aquila Montevarchi 1902, la più antica società calcistica della Toscana. La cerimonia si è svolta mercoledì 6 luglio nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. È stato il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo a consegnare il riconoscimento nelle mani del vicepresidente del club Andrea Romei. 120 anni di storia sportiva, patrimonio e prestigio della nostra comunità è la motivazione incisa sulla targa. Ma è un giorno bello, un giorno importante per la Toscana, per Montevarchi. Premiare la società Aquila Montevarchi per i suoi 120 anni, per essere la società più longeva della Toscana, dà il senso del nostro attaccamento al territorio, la necessità di investire sui più giovani, sui vivai, a costruire le condizioni per cui i ragazzi possano avvicinarsi allo sport sempre meglio. Consentitemi di ringraziare il vicepresidente Casucci, il collega Veneri, per aver voluto questo riconoscimento, che è un riconoscimento a chi investe sullo sport e un riconoscimento a chi investe sul territorio. 120 anni di storia, per dire che siamo qui a celebrare la gloria sportiva, il patrimonio, il prestigio che ha l'Aquila Montevarchi nella nostra provincia di Arezzo, in Toscana, direi anche in Italia, perché di fatto è una delle squadre più antiche d'Italia. I colori sono quelli rosso-blu dal 1926, una storia che ha visto finalmente tornare in Serie C l'Aquila Montevarchi e rimanerci, quindi dare una continuità a quello che sarà i prossimi anni. Per noi è importante in provincia avere squadre così importanti a categorie come la Serie C e speriamo sempre meglio, perché fa parte appunto, è un patrimonio. Bisognerebbe considerare anche lo sport come uno dei fattori di sviluppo della provincia, questo lo dico per tutte le squadre della nostra provincia. Cerchiamo di investire e di essere anche vicini e presenti come persone delle istituzioni a queste squadre di calcio e dello sport in genere. Intanto ringrazio il Presidente Mazzeo e naturalmente il Vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e il Consigliere Gabriele Veneri, che sono rappresentanti del territorio e che hanno candidato questa proposta appunto di riconoscimento alla società Aquila Calcio, che naturalmente è un orgoglio per la nostra città, ma è un orgoglio anche per tutta la regione, perché è la società sportiva appunto calcistica più antica della nostra regione e una delle più antiche d'Italia. Quindi una storia che va avanti da tanti anni ma che continua a mietere successo e soddisfazioni, quindi siamo qui ad un riconoscimento non solo per la storia di questa società ma anche per i successi che è riuscita a raggiungere, l'ultimo quello nel 2021 è riuscita a tornare nella Lega Pro in Serie C, che è stato un segno di rinascita e di ripartenza non solo per il mondo del calcio montevarchino ma solamente per tutta la città dopo 2 anni particolarmente difficili. Oggi viene dato un riconoscimento dalla Regione Toscana alla squadra Aquila
di Montevarchi, che compie quest'anno 120 anni ininterrotti, la società calcistica più antica e più longeva della regione toscana, 120 anni nel territorio, vicini alla gente e con un grande ruolo sociale, quello di unire un'intera comunità sotto i colori rosso e blu e sotto la bandiera dell'Aquila Calcio. Grande, grande impegno da parte dell'amministrazione comunale, che ha investito energie e denari per rifare lo stadio, e quindi una comunità vicina e sicuramente un grande senso di appartenenza che questo riconoscimento saprà esaltare.